Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, oggi sono un pochino un pazzerello perché vi propongo una ricetta particolare, non dico strana, ma abbastanza, diciamo, fuori dal comune. Vi piace il prosecco e di rosmarino? Eh sì, perché oggi vi faccio un risotto prosecco e rosmarino da leccarsi i baffi. Vi va l'idea? Se siamo curiosi quindi di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme questo risotto un pochino particolare, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Elenchiamo veloce gli ingredienti. 220 g di riso per risotti, in questo caso io ho del carnaroli. 2 rametti di rosmarino, 60 g di burro, 45 g di grana già grattugiato, ovviamente del prosecco, un pochino di paprika che useremo nel finale e mezzo litro di brodo caldo. Io utilizzo quello di manzo, potete utilizzare anche quello di pollo oppure quello vegetale. Mettiamoci al lavoro. Dei 2 rametti di rosmarino io ne vado a prelevare solo un pezzettino. Questo lo utilizzeremo solo a fine cottura, poi vediamo, quindi mettiamo da parte questo e il pezzettino che abbiamo ricavato lo andiamo a tagliare fine fine. Dopo aver tagliato il rosmarino ho rimesso il pentolino con il brodo sul fuoco perché ovviamente deve essere caldo, nel mentre mi sono preparato un'altra casseruola d'acciaio dove andrò ad accendere il fuoco e vado a mettere metà del burro. Lo lasciamo sciogliere. Deve essere un processo che non va a colorare o ad imbrunire il burro, ma semplicemente a scioglierlo. E dopo che il burro si è sciolto, andiamo a mettere il rosmarino che avevamo tagliato. Diamo una girata veloce affinché il burro possa aromatizzarsi con il rosmarino. E appena sfregola, come in questo caso, andiamo a mettere il riso. Gli facciamo fare una bella tostatura. Fuoco vivo, giriamo il riso. Il rosmarino che avrà conferito sapore al burro andrà anche a conferire sapore al riso. Ecco, il riso sta concludendo la tostatura e ce ne accorgiamo perché oltre a cambiare colore sta anche emanando un piacevole profumo. La tostatura è finita, noi andiamo a mettere l'equivalente di un bicchiere di vino. Fuoco vivo, così l'alcol evapora. Ecco che la prima parte di prosecco è stata assorbita, andiamo a inserire la seconda. Mi raccomando, una cosa importante quando cuociamo il riso è di non farlo attaccare sul fondo della pentola. Con la tostatura in parte preserviamo, diciamo, questa cosa negativa della cottura del riso. Ora, come vedete, il liquido, il vino, è stato per ben assorbito dal riso. Con l'aiuto di un mestolo comincio a mettere un pochino di brodo. Un mestolo di brodo il riso se lo mangia subito, quindi stiamo desti e guardiamo se abbiamo bisogno di mettere, come in questo caso, un altro mestolo di brodo. Assaggiamo il riso quando ci accorgiamo che sono passati più o meno i minuti riportati sulla confezione. Abbiamo quasi completato la cottura del riso, mancheranno circa 2 o 3 minuti. Io nel frattempo, come vedete, mi sono portato avanti, ho tagliato i 2 rametti di rosmarino e li vado a mettere dentro alla pentola. Così insaporiamo per bene il riso. Mettere alla fine il rosmarino in questo modo ci permetterà di non far diventare il risotto amaro. Allora, il riso è pronto, io ho spento il fuoco. Come vedete, il burro insieme all'amido del riso ha creato una bella cremina, ma non è finita qui, perché noi andiamo a prendere in questo caso il burro che è avanzato, lo mettiamo dentro, una bella spolverata di grana grattugiato e il mio segreto, un pochino di paprika dolce, poca, eh? Iniziamo quindi con la fase della mantecatura, rigorosamente a fuoco spento, come si fa a Milano. Mettiamo l'ultima parte di parmigiano. Benissimo, il risotto è stato mantecato per circa 2 minuti. Ora prendo un piatto e iniziamo con l'impiattamento.
Guardate ragazzi, c'è un profumo davvero molto molto buono. Nel frattempo io ho preparato un piatto con un pochino di glassa balsamica, ormai mi conoscete, faccio questa sorta di disegni sempre, quindi prendiamo un bel mestolo di riso che ha riposato per un paio di minuti, questo è importante. Intanto guardate com'è bello cremoso, un pochino di paprika intorno da questa parte, rosmarino fresco qua sopra. Ecco voi ragazzi che il risotto al prosecco è pronto. Lo andiamo ad assaggiare, che ne dite? Allora, come ci è venuto questo risottino? L'avete cucinato insieme a me? Avete preso nota degli ingredienti? Non ci resta che assaggiarlo. Allora, sicuramente sarà molto particolare, un gusto non canonico del classico risotto. Sentiamo un po'. Ragazzi, non vi dico quanto è buono. Tra l'altro ha fatto una bella cremina, ma avendo tostato il riso, i chicchi si separano molto bene. Fatemi sapere come vi è venuto, seguitemi su Instagram. Mi raccomando, ogni venerdì sera facciamo un live. E se vi è venuto bene, scrivetemi. Se vi è venuto male, scrivetevi lo stesso, perché vi darò magari qualche consiglio per migliorarlo. Da Chef Fabio, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao, mi vado a finire questo risotto.